credo che quello che c'è di più bello dietro al vino sono le storie delle persone che lavorano appunto dai campi e poi creano questo nettare che è un ponte tra le persone. Con la Fondazione Italiana Sommelier di Puglia siamo qui con la Tenuta San Leonardo, un'azienda storica di produzione vinicola italiana, un'azienda che ha fatto grande l'Italia nel mondo, al pari quasi delle grandi aziende bordolesi, con un po' meno di storia, ma con tanta tanta grande qualità applicata. La storia di una grande passione che viene da molto lontano perché era un monastero 1000 anni fa e ancora oggi queste persone, questa comunità che vive intorno a questa chiesa porta avanti delle tradizioni antiche di cui poi il vino è il diamante della corona, diciamo. San Leonardo non è soltanto un monumento in terra italiana del Bordeaux. San Leonardo è uno dei tanti vini che ci hanno consentito di scoprire e di riscoprire i nostri territori, di interpretarli alla luce di una qualità sopraffina e di una prospettiva internazionale straordinaria, in una terra dove il vino era soprattutto vino di quantità. È un vino dall'eleganza meravigliosa che in qualche maniera riproduce l'eleganza del produttore. Oggi siamo completamente biologici, quindi la tecnica e la tecnologia della meccanizzazione ci ha aiutato a portare ancora più equilibrio nei campi, rispettandoli ancora maggiormente. Abbiamo da sempre cercato di portare grande qualità tra i nostri banchi e soprattutto portare delle esperienze, esperienze reali, autentiche, vere, che riuscissero a dare il senso di quanto lavoro, di quanta fatica, di quanto sacrificio poi in ciascuno di questi produttori, nella filosofia aziendale, ma soprattutto anche nelle mani degli uomini che hanno lavorato queste grandi bottiglie, questi grandi vini, riusciamo da sempre a trarre un grande esempio. La Fondazione Sommelier in generale è sempre un punto di grande qualità dove c'è una cultura profonda del vino e qui in Puglia è praticamente dall'altro lato di dove siamo noi, dell'Italia, quindi il punto quasi più estremo, quindi ci fa un piacere immenso e oltretutto insomma, io ho un particolare sentimento per questa regione che mi piace molto e quindi sono molto contento.